Io sono Marco Bernardi, sono un professore di scienze motorie e sportive della Sapienza, sono medico dello sport e vice direttore della scuola di specializzazione in medicina dello sport e per finire tutto il curriculum sono delegato della rettrice della Sapienza per lo sport nelle persone con disabilità. Ho lanciato recentemente un progetto cosiddetto di terza missione, cioè tutto ciò che non è didattica e ricerca, e proprio di promozione dell'attività fisica, che è uno dei temi principali che coltivo, facendo parte anche del tavolo di lavoro del Ministero della Salute sulla proprio promozione dell'attività fisica a fini salutari. Il tema di questo convegno è quindi veramente sposato da me in tutto e per tutto. Lo stile di vita sano è caratterizzato da una sana alimentazione, oggi ne abbiamo avuto una dimostrazione con una grande quota, con una grande porzione di verdure rispetto ai primi e ai secondi, e l'altro aspetto del bilancio energetico è quello dell'attività fisica, è fondamentale per la vita. Oramai sappiamo che l'attività fisica alle giuste dosi, cioè l'esercizio fisico praticato alle intensità moderate o vigorose, è in grado di contrastare tutte le patologie croniche non trasmissibili, è in grado di prevenire queste patologie e quindi è una terapia ed è anche una riabilitazione primaria, secondaria e terziaria. Grazie.